Pico. Buon anno. No, va. Bye bye. Dopo. Allo, in Toscano, che brutto aprire un podcast in Toscana. Un podcast, bene, signori, benvenuti, puntata 40, la numero 40. Dai, su. Titolo, quello che faremo questa sera, come potete vedere, il logo degli show brandizzato gli propri podcast non ha niente, perché oggi non parliamo di un cazzo, faremo roba random. Qual è il titolo della live? Friday Night Cazzeggio. Beh, esatto. Molto esatto. Sdrogo, eh? Perché non so te, io ieri ho avuto una giornata molto spiaggia, molto piena, sempre in spiaggia. Sono molto stanco, quindi oggi giornata chill. Tranquilla a livelli proprio massimi, nel senso. Poi tu sei diventato un modem. Sono diventato ufficialmente un modem, signori. Però non con Moderna, con Pfizer. Io ho scoperto, non sono andato a farmi il vaccino ieri, che esistono altri due vaccini, e io tipo, allora, wow! Allora, Moderna, Pfizer, poi ce ne sta, boh, non me li ricordo i nomi. Poi due, ce ne sono altri due, tipo questi due non li avevo mai sentiti in tutta la mia vita, ero tipo, what? Cioè, questi, ma io avevo sentito solamente Pfizer. No, io anche il Moderna, perché lo fanno mia, però a parte quello, ragazzi... Non avrei mai detto. Poi dove sono stato io? Gran posto, Reggello. Pazzesco, bellissimo. Reggello, ragazzi, si capisce dal nome, è una grande cittadina. AstraZeneca e Johnson. Non era AstraZeneca. Ce n'era un'altra ancora. Ero so sicuro che non era AstraZeneca. Johnson sì. Johnson è vero. AstraZeneca non era. Ce n'era un'altra ancora, ragazzi. Non sto scherzando, me lo ricordo. Buonasera, Enrico. Ciao, Enrico. Oggi abbiamo argomenti, l'abbiamo già detto all'inizio, quindi non ti preoccupare, se sei venuto qui per parlare di roba specifica, dicelo. Molto chill. Sì, non sì. Non abbiamo neanche tipo una puntata di Raw, SmackDown, NXT. Vabbè, ma vediamo. Adesso valuterò, AstraZeneca è il produttore, il vaccino ha un altro nome. Ah, ok, grazie, non lo sapevo. Piglierò i punti su cose di Raw, di NXT, due stronzate si diranno. Ah, non c'è niente. Vax Zevira, tipo, sì, un'erba con la fu. Come state? E io come sto? All'inizio sono un modem, Andrea è stanco perché ieri ha fatto spiaggiata, tutto normale, tutto tranquillo. Ed è stata una spiaggiata proprio noiosa, molto noiosa. Racconta un pochino. Allora, aspetta un attimo che, porca troia, mi sono ustionato, no? Mi brucia tutto il corpo, cioè mi pizzica tutto il corpo, mi trovo. Bruttissimo. Ma ogni estate è così, eh? Perché sono un coglione che non si mette la crema solare perché è povero e non ce l'ha. No, ma manca fa così. Vabbè, allora, praticamente, no, la spiaggiata è iniziata, cioè noi eravamo lì per le 11, mi sembra. Sì. Di Tamarri, camicia hawaiana. Io ho rubato una ghirlanda. Si abbinava con la camicia hawaiana. Ci sta, c'è anche la ghirlanda, pazzesco. Guarda, siamo arrivati lì che non c'era un cazzo di nessuno, cioè ci stava una decina di persone. Vabbè, poi lo stesso per Alghero, penso. Allora, e la serata era comunque iniziata bene, perché io con sto mio amico ci siamo messi a parlare con ste due mega... Pazienza, io ho imparato una cosa, fortunatamente. Ho imparato che, ovvero ho visto un pezzetto di Marco Merrino all'inizio, qui su Twitch. Allora, presente Marco Merrino? Praticamente, calmo Matteo, praticamente io ho scoperto che se lo dici, ovviamente mai dirlo, c'è la grande possibilità che tu non venga bannato, in realtà, perché deve essere proprio un contesto che si capisce che è razzismo, ma si capisce tanto. Poi noi però, non siamo affiliati, però meglio non devi tagliare, adesso deve tagliare Matteo. Matteo, ti voglio bene, sappilo, però mi dispiace. Non è possibile. Cioè, ragazzi, sapete perché? Perché è una serata tranquilla. Ma perché ha la mente rilassata, succede queste cose. Anche perché sta storia qui l'ho raccontata un paio di volte, e sempre, ogni volta quando si parla della tipa, ho sempre detto che era quella parola. Comunque, la nonna di Matteo, mamma mia, Enrico, sei proprio uno stalker, porco due, fattelo dire. Aspetta, cosa ha detto? Augura la nonna di Matteo, compleanno della nonna di Matteo, ragazzi, ma mamma mia, ora vi dovete interessare pure alle persone che non conoscete.
Ma nel dubbio, dai, fatele gli Non dubbi, auguri. Tanti no, per l'amor di Dio, per l'amor di Dio. auguri, nonno di Matteo. Sono 82. E che ho 82? Ah, io 82 anni. mi sdrogo. La Mia mia nonna ne ha 82. 89. No, la mia 85, ma non facciamo perdere. La mia è più vecchia. Sì. Che volevo dire? Che volevo dire? Continua a raccontare, magari stavolta per favore fai attenzione. Sì, tanto non ne parlerò molto di Stetiva. Allora, arrivano dei miei amici che hanno gli strumenti musicali. In pratica ci stava uno con l'ukulele, Danzo. uno con la chitarra e Classic. uno con tastiera, maracas, tutto quanto, tamburè. E io ho suonato tutto, ma male, però l'ho suonato. Ed è stata una spiaggiata così noiosa, che ti giuro. Fai tipo da mezzanotte alle 2 abbiamo suonato e basta. Seduti. Lì, tranquillamente a fare i suoni. Seduti da una parte a suonare. Proprio noiosa. Cosa ho fatto io in sta serata? Ho suonato, ho nuotato. Che, oh, vabbè, nuotare di notte è una figata. C'hai il mare No, che è tutto. no, è bellissimo, sono Perché sei d'accordo. lì, c'hai il mare tutto per te. E in più in quella spiaggia, no, ovunque ti giri, vedi Alghero oppure un altro paesino vicino, tutto acceso dalle luci in acqua, bellissimo. No, è molto bella, sono d'accordo, sì. Io quando sono andato a Marina di Grosseto, 2 anni fa, sono andato a Bordomare, era mezzanotte, ragazzi, era veramente bellissimo. Era veramente bellissimo il centro di Marina di Grosseto qui in Maremma. È un viale colossale di luci che si alternano tra il caldo e il freddo. Veramente spettacolare. Che figata. Poi Non cos'altro è costa successo lì? niente. Era Che una spiaggia, non uno stadio. Però vabbè. poi cos'altro? Ah, premessa, noi eravamo senza niente da bere, no? Perché eravamo stati prima di andare alla spiaggiata tutto il giorno al mare e ci eravamo messi d'accordo, tipo, ok, raga, poi ci organizziamo e prendiamo da bere. Nessuno si è messo d'accordo con nessuno, quindi non abbiamo preso da bere. E abbiamo bevuto solamente un paio di birre che abbiamo rubato. Vabbè, Oh, ci stavano tipo le raga, candele. tanto abbiamo detto un miliardo di volte. Chi parla lo sapete, ci sta il nome acceso in alto a destra. Se dovete tracciare qualcuno, lo sapete chi non tracciare degli altri qua, degli altri tre. Quindi siamo a posto. Praticamente questo bar, no? Con le tasche di roba. Aspetta, non ti si sente bene. Non ti si sente bene. Prova adesso. Bla 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 Sì, bla. vai bene, vai bene, vai bene. Allora, ci stavano tipo delle casse fuori dal bar dello stabilimento balneare, ed erano casse di rifornimento. Una cassa di birra era già aperta, quindi abbiamo rubato un po' di birra. Che di? Infanno, vai. Erano pure calde, che schifo, però vabbè. guarda, che cazzo, stabilimento balneare, cassa aperta, cosa. Cioè, ma secondo te che erano freschi? Vabbè, un po' di buone maniere, cioè se uno ti ruba le robe almeno fagliele trovare fresche. Non ho capito, ma davvero. Vabbè, la parte divertente ci arrivo tra poco perché arriva verso le 6 del mattino. Ah sì, poi bellissimo, non so se sai questa roba, praticamente dopo un tot in spiaggia, verso le 4 o 5, arriva una specie di ruspa, una specie di trattore ruspa che appiattisce la sabbia. Ah, sì, assolutamente, sì, succede, succede, E io ecco. tra l'altro non capisco perché, perché poi la gente arriva e la sabbia la calpesta, quindi è Non lo so, stato. penso per fare delle foto all'alba, È non ne ho probabile. idea. Però io dico, amici dello Stato, perché pagate certa gente per appiattire la sabbia? Cioè, No, datevi a la qualcun altro. verità è, amici dello Stato, siamo qua. Qua. Pagateci per fare questo, volentieri. Esatto. Noi stiamo facendo intrattenimento. Siamo degli influencer. Intrattenendo 4 persone, prima erano incredibilmente, non so come sia stato possibile, 7, quindi Cazzo. davvero. Boh, gente che ha cliccato per sbaglio. Sì. Vabbè, però è stata una cosa bellissima perché questo è stato lavorando, questo qui facendo il suo lavoro, appiattando la sabbia, appena gira l'angolo, io e questi due miei amici ci guardiamo e iniziamo a correre su tutta la sabbia, Mamma mia. sminchiandogli il lavoro. Cioè, Oddio. abbiamo fatto dei disegni, un mio amico ha disegnato un pene No, gigantesco. guarda, chissà perché non lo avrei mai detto in tutta la mia vita.
Io ho disegnato due. Boh, evito di dirlo perché magari è bannabile. È praticamente il simbolo Ah, ho della capito, ho seconda. capito, ho capito, la S. SV, quella lì. Lei, sì, lo sapevo. E poi c'ho scritto. Ho fatto una scritta gigante che ho scritto Porco Dio. Beh, ragazzi, questa persona quest'anno fa 18, no, ha già fatto 18 anni. Io mi immagino il bambino che arriva in spiaggia e si Il tuo vede. nickname di Discord, e infatti quello volevo dire, ha praticamente tributato il suo nome su Discord, sulla spiaggia di Alghero, a che ora della notte? Alle 5. Pazzesco, non Vabbè, è riuscivo a credere. la parte divertente, però arriva adesso. Cioè, divertente fino a un certo punto. La parte Interessante, interessante. particolare. Praticamente, io ho questo mio amico Max. Che è un grande, c'ha cioè 24 anni, minchia lunghissimo, è un drago. Vive in Inghilterra, molto bravo. Eravamo lì in Vive in riva al Inghilterra, mare. amoroso. Eravamo lì in Inghilterra, in riva al mare. E nulla, chiacchierandosela. Arriva sta tipa che praticamente aveva perso una specie di braccialetto, una roba del genere. E si era fatta tutta la spiaggia cercandolo con la torcia. Arriva da noi, chiede una mano. Max se ne va in acqua a cercarla, a cercare il braccialetto, e io me la chiacchiero con questa. Giusto. Erano tipo le 5, era le 5 e mezza. E una cosa tira l'altra, questa qui se ne voleva andare. Io ho fatto, cazzo, pensa a me adesso la voglia che ho di tornarmene fino in centro a piedi, una camminata di tipo 40 minuti. E lei, Però ah, tu ancora stavi anche cercando il braccialetto, scusa. io. Il mio amico stava cercando il braccialetto, noi stavamo Ancora. chiacchierando. Amoroso. Cioè, questa qui arriva lì e chiede, oh, mi cercate il braccialetto per favore? Questo qui va in acqua a cercarlo e questa vita un po'... Ma mi sa che mi levo dal cazzo. Ma che è sta storia? No, ma comunque questo mio amico è un pezzo di pane, cioè farebbe tutto, però vabbè. E nulla, e mi fa, anche io devo tornare in centro, cos'è, vuoi fare, te la vuoi fare insieme la strada? E era tipo, io l'ho rifiutata all'inizio, ho fatto, no, ormai sono le 5:30, voglio stare fino alle 6 a vedermi l'alba con i miei amici. E lei, no, ok, vabbè, alla fine ci sono andato. Oh, simpaticissima, una chiacchierata per 40 minuti, arrivo sotto casa sua. Tipo, ci guardiamo, io, premessa, appena mi ha detto il nome, io ho capito chi era, ovvero una che l'anno scorso faceva la coglione in spiaggia, che ha fatto stare di merda un mio amico, ha fatto la scrofa, tra l'altro vive a Roma questa, vabbè, però era simpatica la sobria. Arriviamo sotto casa, ci guardiamo, e a una certa, le stringo la mano e me ne vado a casa a dormire, davvero vergine. Che scena è? Ma che scena è? Me la sono immaginata. Io sotto Io casa. sono solito immaginare. Aspetta, Giacomo si sente poco basso. Non so se è il coso di microfono mio esterno, perché purtroppo non posso regolarlo. Cioè, è così il microfono esterno. Aspetta un attimo. Allora me ne esco dal tablet e entro dal telefono, che lì so dove è il microfono. Io, boh, non so perché. No, no, dice a me, te si sente bene, eh? Ah. Boh, Sì, dice a me, vabbè, sono pure dice... il telefono. Aspetta, boh... Ok. Roshi, non si dice vergine, si dice Chad in quel caso. È vero, è stato un Chad, gli ha stretto la mano. Buonasera, e se n'è andato. Fantastico, il segnale Broshi, il segnale Ted insegna. È del film dell'orsacchiotto? No, Ted, quello No. di Abba Mater Madre. Mamma mia, metti ormai, ragazzi, non so niente. Cioè, so che c'è uno che si chiama Barney Stinson ed è tipo quello più rappresentativo, basta. Guardatela sta serie. La verità, allora, questa qui mi ricordo che era anche abbastanza figa, però vi giuro, se adesso io me la trovo per strada, io non la riconosco, io non mi ricordo la faccia, mi ricordo solo che era Chiavabi. Ma la faccia non me la ricordo. Successo? Aspetta, mi si sentiva? Sì, ora meglio, ora meglio. Allora, entriamo su Twitch. Ok, sta a fare dumagheggiate, un attimo. Calmi. Mi sa che mi sta andando male la connessione. Non so che dite. Vabbè. E nulla, questa è stata la mia gran bella serata. Più o meno. Serata del cazzo. Preferivo Ok. dormire. Vabbè, bellina la storiella, è rimasto fino alle 5:30, è arrivata questa, ma alla fine il braccialetto non l'hai trovato.
Nah, ma che cazzo me ne fotte di roba in video? E qualcosa mi dice che me l'aspettavo. Io, Tu sì, l'aspettate? cazzo, mi dispiace. Poi sì, quando c'è un valore affettivo con le cose è brutto perderle. Non frega un cazzo, Insomma, un bracciale. braccialetto io me ne hanno regalati due per il 18esimo, ragazzi. Uno aveva la mia data di nascita incisa sull'argento, e l'altra, sempre in argento, c'era inciso San Giovannese, che è la società di serie D con cui io lavoro. Ed io ero tipo, wow, Madonna, l'ho indossata una volta. L'ho indossata una volta alla cena che ho fatto quella stessa sera, e non li ho più indossati. E poi oggi, ieri, ho scoperto che ho due orologi da 100 euro l'uno, e sono Porca troia. della Spector, e non li ho mai indossati. E sono un pezzo di merda, sono uno stronzo. Giacomo, non piace flexare, non piace. Non mi piace flexare, sono molto. Cioè, in realtà, l'unica cosa che posso flexare in questo momento, ma oggi è eccezionale, non siamo con le webcam, è il merce sangiovannese, ragazzi. Tutto il merce sangiovannese è reperibile alla cartoleria Lear, che però purtroppo non fa spedizioni, quindi è inutile che ve lo dico, perché tanto nessun altro qua è di San Giovanni Valdarno, in provincia di Arezzo. Pazzo. Però, raga, la cosa è bellina, mi aveva detto questa storiella, mi è piaciuta, bravo. Mi piaceva di Grazie. più quella della invasione nelle altre scuole, Vabbè, quelle sinceramente. sono cose divertenti. Sì. Che ride. Pagano pure noi o niente pubblicità? Lo sai che io sto iniziando a pensare di chiedere a Yuri di farci sponsorizzare, cioè di collegarci a The Shield of Wrestling. Perché No. cioè, è solo pubblicità per noi e per loro. Cioè, guarda che comunque noi ci sta gente che The Shield of Wrestling non lo segue, vorrei dirti. Però, Meno, a tipo io. parte questo. E che cazzo volevo dire? Ah, regà, adesso parliamo di wrestling un attimo. Perché Mas. pazzesco. Perché praticamente oggi ci stavano le news su TSOW e io spizzandole ne ho trovata una bellina, secondo me. Una bellina è questa. CM Punk e Daniel Bryan, perché tanto di che cosa cazzo potremmo parlare in questo periodo storico. Attenzione, attenzione, rimandano il push di Adam Page. Basta aver Praticamente visto Fight for the Fallen. ti spiego un attimo. Allora, leggo la seconda parte dell'articolo, quindi quella con il succo. Le quasi sicure firme di CM Punk e di Daniel Bryan per l'Aula Elite Wrestling avrebbero portato la federazione, in proprietà di Tony Khan, a stravolgere i piani previsti per Hangman. Sta succedendo qualcosa, si sente con il microfono, non so se Sì, capisci. scusa. No, ho finito, ho finito. Allora, secondo quanto riportato da... non avevo visto il Dave Meltzer. Dave Meltzer, che ragazzi, fun fact, meno male non c'è Matteo ora su disco, c'è cioè mutato, ragazzi, se no Dave Meltzer lo distrugge per i voti che ha dato al Grand Slam, e con tutta la ragione del mondo. Ha dato una Mamma stella alla Rambo che non ho visto, quindi non mia. dico Una niente. stella e 25, tipo, sì. Nemmeno io 5 l'ho stelle al visto. main event. 5 5 stelle stelle al non main c'è. event, che secondo me non le meritava, ma è stato molto bello No. questo. Sì, molto bello, ma cazzo 5 stelle no. Non è stato manco Quindi il è dal match della serata, 2019 credo. che gli rimandano il push. Guarda, Enrico, in realtà con questa storia qua ad All Out era una conclusione perfetta. Perfetta. Cioè, forse pure Double or Nothing potevano farlo, ma in realtà hanno voluto aspettare, hanno voluto dare risalto a Pac e Orange Cassidy, che ora ovviamente non sono più sulla cresta dell'onda, ma tanto ci mancherebbe che la AEW si ricorda di quelli che ha messo nel main event o comunque in un match di cartello di un loro pay-per-view. Orco due. Sì, ma si potrebbe fare una lista incredibile Ragazzi, dai, di tutta la gente che hanno preso, pushato e poi se ne sono dimenticati. ho dimenticato Però una vabbè. scelta dietro, esatto. Secondo quanto riportato da Dave Meltzer, comunque, inizialmente era previsto un incontro tra Paige Omega ad All Out, quindi come si pensava. Adesso le intenzioni dell'AEW sarebbero cambiate con Christian Cage, e sembra il principale iniziato per una contesa titolata contro il Belt Collector. Ovviamente i piani potrebbero cambiare di nuovo, c'è cioè sicuramente da tenere d'occhio la situazione CM Punk e il possibile debutto nella puntata di AEW Rampage del 20 agosto. Ora ne parliamo, a proposito, mi ha fatto molto ridere. E la situazione Daniel Bryan, possibile debutto il 22 settembre ad AEW Dynamite Grand Slam. Quindi probabilmente, ragazzi, vedremo Adam Page contro Kenny Omega, non ad All Out, ma secondo me
secondo me, o a Dynamite Grand Slam, che però è meno di due settimane dopo, quindi non penso proprio, o la tirano avanti fino a Full Gear, ma mi pare troppo. E alla fine arrivi ai primi di novembre e All Out è... Quando è All Out? Oddio. Non me lo ricordo. A inizio però... settembre, proprio inizio, sì, inizio. Inizio settembre, penso il 6, sì. Comunque, ragazzi, sta di fatto che Adam Page, a quanto pare, non verrà pushata. È una cosa triste. Però il nome di ripiego ha già una storia con Kenny Omega. Quando ha debuttato. Beh, fra storia, più o meno. Cioè, c'è stata un... Sì, un guarda... Ma non ti era fastidio sta roba? Fanno un accenno in una puntata, no? Un accenno di match in una puntata. Mi sembra poco subito quando aveva debuttato Christian. Ti fanno annusare il match e poi se ne dimenticano. E poi se ne dimenticano. E se ne dimenticano. Perché poi non è successo più. Completamente. Io pensavo, quando c'è stata la Casino Battle Royale di Double or Nothing, è stato il segmento con Omega a febbraio, fine febbraio, insomma. Siamo a maggio, è tardi, ma comunque possono rimetterla in moto. No, Jungle Boy, ragazzi. Sì, ma bello che questo qui è il booking tipo Raw, che tu settimana per settimana ti inventi qualcosa, però l'AEW viene osannata perché ha preso Andrade, ha preso Malakai, ma possono pogliare quello che vogliono, ragazzi. Se questo è il booking, a me non interessa come federazione. Interessa la federazione, non la reputo superiore di certo alla WWE, non la reputo superiore alla New Japan, non la reputo superiore alla MLW per il mio gusto personale, figuratevi. Quindi, non so voi, sinceramente, ma il booking dell'AEW è inversamente proporzionale alla qualità che hanno nel roster. Esattamente. Ma poi, raga, ma le tempistiche... Mezzo... Aspetta un attimo, 4 stelle sì, e mezzo Okada contro Cobb, lento e anticlimatico come la merda, sono d'accordo. No, cazzo, no, cioè all'inizio sì, ma poi è ingranato. Sì, è ingranato, ma 4 stelle e mezzo sono troppissime. Sì, per me, 3 stelle, concordo. 3,75 sarebbe perfetto. Con cosa volevi dire prima? Che, raga, ma le tempistiche proprio di sta faida qui tra Omega e Page, cioè lo split, la storia iniziale era molto bella, tipo verso Revolution 2020. Molto bella. Ah, poi quella del tag team match contro i Bucks. Sì. Poi l'ha tirata avanti Federico, se no era la fine. Dai, quel match era oggettivamente bello, dai. È no, stupendo. Madonna, oggettivamente credo sia stato il miglior match mai fatto in Italia. Quel match è un capolavoro. Però vabbè. Io onestamente parlando, c'è stato lo storytelling, ragazzi, ed è tutto dire in AEW, fatto bene. Porco due, sì, è incredibile. Storytelling proprio bello, di alto livello. Bello, bello, bello in culo, davvero. Ha ingranato, ma poi hanno tagliato con le roll up e ora tanto molto probabilmente fanno anche il rematch al prossimo rematch. Ah, il prossimo Grand Slam, ecco. Correggiti, cazzo. Il prossimo Grand Slam che mi sembra lo facciano a settembre pure quello. Lo fanno tipo il primo settembre. Però vabbè, no, poi... Il 10 settembre. Lo stesso giorno di All Out. No, l'auto è proprio i primi giorni. Fermo, questa è una cosa molto particolare. A me oggi mi hanno mandato in anteprima, in PDF, il prossimo numero del magazine The Shield of Wrestling. Ah. E lì ci sta, alla fine, un calendario enorme con tutti i prossimi eventi nei prossimi mesi di varie federazioni. WWE, New Japan, GCW, Ring of Honor, Impact, MLW, a fine meta, insomma. Molto bello. Aspetta, un calendario proprio fisico, no? Eh? Proprio un calendario fisico. Vabbè, la rivista è cartacea, vai alla pagina in fondo e ci sta tutti gli eventi in programma nei prossimi mesi. Non la puoi staccare, però lo puoi vedere dalla rivista. Mm. E te lo tieni lì. Invece le cose che si possono staccare sono i poster, sempre stato. Poster di Drew McIntyre, John Moxley, questo numero. Uscirà, non si sa quando, però fine agosto. 4-5 settembre a Saitama, non quello di One Punch, me l'avevi detto nella live reaction, me lo ricordo. Sì, ok, 4-5 settembre, allora non era stesso periodo di All Out, penso, quindi. Comunque, in questo, avendo la cosa, la rivista in anteprima, c'ho anche questo calendario in anteprima, posso andare a vedere quando è. Posso andare nella mail e ve lo dico, molto tranquillo. Perché ora sono curioso, francamente, mi dirò. Allora, fammi andare a dare un'occhiata.
Eccoci qui. Allora, il prossimo all out esattamente carica il PDF, quindi dove... ecco qua, è il 5 settembre. Il 5 settembre e Wrestle Grand Slam in MetLife Dome, che è a Saitama, è il 4-5 settembre, quindi una giornata non è con all out, l'altra è con all out, però in Italia All Out sarà di notte, notte inoltrata, Grand Slam sarà di mattina come sempre e probabilmente, non dico a tutte e due, non penso, però a una delle due credo che su questo canale ci scapperà la reaction, ovviamente in diretta. Beh, non lo so, eh. Se mi No, guardo no, all'auto in quello... diretta. All Out, questo Grand Slam. Dico, se uno si guarda all'auto in diretta, poi la mattina penso dorma. In realtà All Out è la notte del 5. Wrestle Grand... Ah. Oddio, aspetta un attimo. Non c'entra niente. Comunque, Wrestle Grand Slam. Se alle 10, ti svegli alle 9 tranquillamente, ti guardi quello. La notte, se ti vuoi fare la diretta di All Out, la fai. La seconda notte di Grand Slam te la riguardi in on demand, in differita, quando cazzo ti pare. No. Insomma. Comunque, come vi fa? Ah, è vero, c'era anche l'NWA, ci stava pure. Madonna, la PWG. Quanti cazzo di eventi hanno messo sto giro? Oh, ragazzi, io sto facendo degli spoiler comunque. Vabbè, allora. Prosci, ma seriamente vuoi farti la live per All Out in notturna? Bro, siamo in estate. Se non Ma avrò niente. sì, settembre, 4, 5 settembre è sempre estate in realtà, quindi no. Se non avrò niente di meglio da fare, sì, cioè se tipo uno mi dice, oh, vieni che c'è una festa, vieni che c'è una spiaggiata o il cazzo che c'è, preferisco quello, ma se non ho niente da fare, me la posso anche vedere all'out. Per essere il Grand Slam, chissà quale delle due si reacta. Matteo, penso la prima notte. Penso la prima notte perché va la mattina del 4 e quella notte, che quindi conta come 5, penso, che è all out. Anche se in realtà 5 settembre, penso sia la notte tra il 5 e il 6. E in caso, speriamo lo sia, facciamo la reaction all'1 sicuro. Comunque la 2 mi sa che è un po' una rottura di palle. Non intendevo chissà quale tra All Out e Grand Slam. All Out, voglio vedere CM Punk. Anche ragazzi. Comunque, mi piace sta cosa, ovvero che All Out sia uno dei top eventi AEW. Siamo a un mese dall'evento e ancora non abbiamo una cazzo d'idea di ciò che avremo, perché No, manco loro probabilmente. esatto. Però sappiamo che è a Perché Chicago, quindi CM Punk. CM Punk, il bello è che probabilmente manco loro sanno cosa proporci, quindi. Sì. No, allora, onestamente, questa cosa di CM Punk stava di, non credo proprio accadrà a All Out. Perché? Cosa hanno annunciato? Hanno annunciato a Fight for the Fallen, che in questo momento sta andando su Sky Sport, in questo momento esatto. Hanno annunciato che ci sarà una data, la seconda puntata di Rampage in assoluto, che si terrà nel palazzetto degli Chicago Bulls, lo United Center. E si chiamerà AEW Rampage The First Dance. Ora, il promo che ha seguito questo annuncio di Tony Schiavone, praticamente, ha visto Alex Marvez, quel gran coglione, intervistare Darby Allin e Sting, quindi solo Darby Allin, e Darby Allin ha detto Best in the World. E il pubblico a Fight for the Fallen è andato a fanculo, cioè è completamente andato a... cose del genere. CM Quindi Skunk. aspetta, vado a vedere di preciso. Darby Allin sfida un wrestler che deve dimostrare di essere il best in the world, per essere precisi. Quindi sono andato a vedere su Italian Elite Wrestling. Quindi bello. Che sono, cazzo. Ah, ecco, una cosa che avevo fatto l'altra volta era prendere qualche post di questo account fantastico, leggere i commenti di alcuni post. Aspetta, Italian Elite Sì, certo. Wrestling. Che Minchia, che gli cazzo. pigli un cancro. Non fa manca di così. Cancro non è bannabile. No, vorrei precisare a Matteo magari. Cancro non è bannabile, quindi tranquillo. Questo non lo devi tagliare. Comunque, ok, allora in questo momento sto guardando proprio questo discorso del push annullato ad Adam Page per via di Punk, Brian e tutto.
Vediamo qualche commento. Così, random, ragazzi. Commentiamo. Anzi, prima vediamo. Ma tanto, tanto aspetta, prima che li leggi, te lo dico io quali saranno i commenti. Ovvero, tanto è tutta una storia, tutto long term booking. Adam Page avrà il suo momento. Saranno tutti così, tutti a parere il culo. Nessuno che dirà, sì, che scelta del cazzo. Comunque il caso di First Dance allo United Center di Chicago è una palese copia di The Last Dance. Ah, penso di sì, cazzo. Nel senso. Non mi ricordo no, che cos'era, tipo, The Last Dance non mi sembra sia la canzone degli Chicago Bulls, penso, ma non sono sicuro. Sono per Last Dance non è quella roba lì, il documentario sul coso, su Michael Jordan. Sì, forse sì, forse sì. Il fatto che, ragazzi, nel basket io sono più ignorante del wrestling. Oddio, in realtà così non si capisce. Cioè, io nel basket sono ancora più ignorante del padel. Ecco, ora forse è meglio. Voi vorrei seguirla la NBA, però dove cazzo la segui? Su Sky. Cioè, su Sky, ma c'è No. Di notte. E infatti, Jordan C9N, chi ha giocato? Sì, ti sto prendendo. Un messaggio? No, che è successo? È stato sospeso un messaggio. Cosa? Cioè? Ma no, mi ci ha segnalato la parola documentario. Ma che cazzo? Non ho veramente parole. Il documentario sulla carriera di Michael Jordan, sì. Non so perché ti ha messo il coso. Cioè a te te l'ha passato. Ragazzi, Twitch è veramente schifo come piattaforma, non c'è niente da fare. Allora, i commenti di questo post, che riguardava proprio questo rumor del push annullato a Page e tutto. Comunque, mandare un wrestler vecchio, Christian, scritto male, o CM Punk senza le maiuscole, fermando il momentum di Page senza la maiuscola e annullando la migliore storyline in AEW, non sarebbe una cosa tanto diversa da quelle che i componenti AEW criticano giustamente alla WWE. E poi aggiunge, se mandano a donne... No, cioè, a donne. Non a donne di facili cose. Se mandano a donne, una storyline iniziata da Paige versus Jericho nel 2019 potrebbero fare un errore clamoroso. E poi senza nessun motivo metti un punto. Cioè, si è ricordato della punteggiatura italiana. Non so in dettaglio. Perché c'è Cam nel mezzo? Perché c'è? Aspetta, che hai detto? Documentario, non gliel'ha passato e Matteo ha scritto perché? Perché c'è Cam in mezzo. Do sborramentario. Ma la sborra fa sempre ridere. Ma non sì. Non è vero. L'importante è sborrare. Basta, per favore, basta. Allora, continuo. In questo caso hanno fatto una cazzata, virgola senza lo spazio, tutto attaccato. Hangman per tutto quello che ha fatto se lo merita. Doppio punto di sospensione. Era al grande slam. Al grande slam. Nel senso. No, al grande slam. Al grande slam. Che ha detto? Mio Dio. No, basta. Ma che cos'è tutta questa... la prossima bestemmia. Vedo un chat e do time out. Porco Dio, bastardo. Così. No, questo l'ho letto. Però dopo di questa... Basta, ok? Mi raccomando, sennò veramente... Oh, questo è fanboy forte dell'AEW. Questo lo conosco, questo è mega fanboy. Non è che Vince si è intrufolato nella sede AEW e ha rapito Tony Khan prendendo il suo posto? A parte gli scherzi, secondo me ci va a sorpresa CM Punk per il titolo. Ma se Vince McMahon si mettesse al posto di Tony Khan, penso che sarebbe la cosa migliore che gli potesse capitare. Infatti... Però poi Italian Elite Wrestling risponde a questo commento e risponde in caps lock: spero di no, punto. Ora dice riguardo al fatto che Vince sia intrufolato o al fatto che Punk sì. Vada per il titolo, perché se Punk andrà veramente per il titolo al debutto, ragazzi, penso che l'AEW sia la pagliacciata definitiva. Uno che non mette piede sul ring da quanto? 7 anni? Cioè, diamogli una title shot. No, dai, io sarei felice per i meme che potremmo fare. Quello aveva voglia, SGR che impazzisce. Però, a parte Madonna, che branco di coglioni. Ah, e poi arriva l'ultimo commento. Non possono non concedere la title shot, dai.
risposta di Italian Elite. Infatti spero vivamente sia una delle cazzate di Meltzer, anche perché Eggman è l'unico con lo status per affrontare Omega. Ha detto una cosa giusta. Ha detto una cosa giusta qui. Guarda, stranamente sono stati quasi tutti commenti giusti, non me l'aspettavo. No, per l'amor di Dio, invece sono stati molto comodi, molto tranquilli. Ora però voglio andare a vedere un altro. Molto bellino, secondo me. Ovvero... Lo ritrovo, ragazzi. Calma e pazienza. Ma voglio andare a vedere i ratings di Fight for the Fallen, che ha dato questo qui. Lui fa anche i ratings, fa tutto. Allora, praticamente... Sì, è vero, ma li dà un botto alti, ma un botto alti, sono curioso. Ma perché? Metodo Mercer. Allora, nei commenti c'è scritto che delusione Cage versus Jericho. Nick Cage, ovviamente. Arriva lui e risponde: io ho dato 4 stelle per il match e per la prestazione di Jericho. Peccato però perché è stato parecchio lento. Allora risponde di nuovo questo: sì, Jericho ha 51 anni, prendersi dei rischi così e fa faccina con i cuori. Ma ragazzi, mi ha fatto tristezza, non ha gasato. A me vedere un cinquantenne che tira avanti a fatica, che si fa aprire la testa con un tagliapizze, non è che fa emozionare, poi. No. A proposito, parliamo del tagliapizza, è molto divertente, è successa una cosa molto divertente oggi. Sì, allora, praticamente c'è stato lo spot dove, come si chiama, Nick Cage ha affettato quel tagliapizza e Chris Jericho, nel mentre in picture passava la pubblicità della Domino's Pizza. E praticamente, giustamente, si sono incazzati quelli della Nominos e hanno detto che ora vorrebbero fare andare per azioni legali con la AEW, che diciamo che non ha proprio l'attivo migliore del mondo, quindi non sarebbe proprio molto cosa buona. Porca troia, ma dico, ma sei stupido, c'hai gli sponsor di una pizza, che cazzo fai sto spot? Devi proprio impegnarti, devi avere le scimmie nel cervello, se c'hai gli spot della pizza, che cazzo fai vedere uno che affetta la fronte di qualcuno con un tagliapizze? Non ho parole, non ho veramente parole, finito di dirlo. Il bello è che ci stanno adesso tutti i fan che insultano Domino's Pizza e dicono bastardi, nulla. Ehi, mi sa che sarà una grande perdita, perché a giudicare da appunto i fan dell'All Elite sarà una grande perdita se smetteranno di ordinare da Domino's Pizza. Con le 4 pizze a settimana, cazzo, facevano bene gli allora indrotti. Stavo cercando altra roba. Porca, vediamo se ci stanno roba bellina, roba carina, roba interessante. Anche poi anche Meltzer ha dato 4 stelle a Nick Gage contro Chris Jericho, dicendo però che a lui il match non è piaciuto. Ha detto in pratica: a me il match non è piaciuto, però oggettivamente 4 stelle. Ok. Così, sulla fiducia, 4 stelle. Ci state, tranquillo. Allora, praticamente io stavo trovando roba vecchia. E questo è un post riguardante l'ultimo rumor grosso di CM Punk. È stato quello di Ringside News, che ha detto che debutterà al 100% a Chicago. Ok, e praticamente qui è arrivata l'esplosione di gente che sta a fare ora. Cioè, questo qui sta facendo i post con foto di Punk mentre lo aspetta. Ah. È malattia, ragazzi. E allora qualcuno ha scritto: ogni volta che leggo Ringside News ci credo di meno. Tutto gli risponde: non Italian Elite, un altro. Sì, ma ormai il Toto Wrestling è avviato, purtroppo. Avrò pena comunque di chi da qui a settembre-ottobre parlerà solo di Punk e Brian. Sì, anche per me sembra ormai fatta. Io non ho ancora fatto un post, li farò quando Punk debutterà da All Out e Brian a New York. E poi arriva Italian Elite Wrestling. Tanto è tutto un troll, secondo me, certo. Mentre fai post di attesa di CM Punk, amore. Allora, però questo era un po' più vecchio. Comunque. Francamente, ragazzi, non so che cosa dirvi. Tanto, di che cazzo dobbiamo parlare? Devo cercare qualcos'altro, su. Facciamo una live reaction a qualche film. Qualche news interessante, aspetta.
Vediamo, questa qua no, questa non mi interessa. Ecco, questa mi interessa invece. Questa è bellina. Questa è bellina, questa mi fa piacere. È una news su Vince McMahon. E praticamente ha affermato, non mi ricordo dove, aspetta. Ah, okay. Ho capito cosa intendi. Quella roba lì sul fatto che non sono una competizione. Esatto. Adesso ve la leggo. Sì. Praticamente sembrerebbe che Vince abbia detto testuali parole. Beh, non è certamente una situazione da alta marea, come quando Ted Turner si stava avvicinando a noi con tutte le risorse economiche della Time Warner. Quella era una situazione diversa. La AEW era al suo punto. Continua. Non so quali siano i loro piani, so solo quali sono i nostri. Non li considero una concorrenza nel modo in cui considerai la WCW in passato. Non ci si avvicinano nemmeno. Non sono sicuro di dove siano finiti i loro investimenti per quanto riguarda i talenti, ma forse potremmo dargli ancora qualcosa in più. Queste sono state le dichiarazioni. Che boss. In modo molto, molto ganzo, sì, vero, vero. Chad Vince McMahon contro Vergine Tony Khan. Che figo, beh, cazzo. Bel meme, davvero. E poi niente. Oh, mica, ma l'avete visto Bray Wyatt? Come cazzo... Sì, è dimagrito un sacco. È dimagrito. Porca troia. Ma oh, ragazzi, in realtà non è che ci stanno molte cose da dire. Fight for the Fallen ha fatto 1.000.000 di spettatori. Ah, che uno direbbe... uno direbbe bel numero, però in realtà sono in calo dalla settimana prima. E... alla fine si parla. Ma loro competono con Raw, lo sai? Eh sì, competono con Raw facendo 4 show settimanali di fila, cioè 4 show speciali di fila. Il punto è che vanno sempre così: fanno uno show speciale caricato a bestia, fanno un bel numero, poi la puntata dopo fa molti meno ascolti, quella dopo ancora fa ancora meno ascolti, e poi tornano al punto di partenza. Così. Però comunque, a parte questo, ho trovato un'altra robina interessante. Praticamente, avete visto il Paris Saint-Germain? Avete tutti presenti il Paris Saint-Germain? Okay. C'ha lo sceicco, c'ha una fraccata di soldi, incredibile. Praticamente è arrivato, parlando di federazione di wrestling, il Paris Saint-Germain anche nel mondo del pro wrestling. Parliamo della QPW. Chi è la QPW? La Qatar Pro Wrestling. La Qatar Davvero? Pro Wrestling, eh sì. Una buscata di soldi incredibile e praticamente sembrerebbe aver convinto a partecipare al suo show di debutto Braun Strowman. Cazzo. Esatto, sì. Si chiama Super Slam 3 questo coso. E ci sono tantissimi altri nomi, se non sbaglio. Vado a cercarne altri. Ecco, ragazzi, ci sono dei nomi che non hanno senso. Questa federazione non la conosce nessuno. Se qualcuno conosce la Qatar Pro Wrestling, me lo faccia sapere su Telegram. Vengo sotto casa, gli faccio un bocchino. Ma cos'è, appena nata come federazione? Sotto contratto. Ma è appena nata come federazione oppure esisteva già? Ma in realtà non lo so, fammi vedere. Aspetta, sto cercando. Si tratta di QPW, lasciate la Qatar Pro Wrestling. Fammela vedere. Se cerchi QPW, manco se la trova in realtà. In realtà sì. No, in realtà ha fatto qualche evento, ma ne ha fatti pochissimi. Posso dire che la QPW c'ha più possibilità di arrivare ai livelli della WWE piuttosto che l'OLE. Ragazzi, adesso calmi. Adesso vi dico chi parteciperà a questo show in Qatar. Forse Braun Strowman? Non lo sappiamo. Però ci sono questi nomi qui. Booker T, Bret Hart, Sting, Sammy Guevara, Brian Cage, Sin Cara, LOL, EC3, Will Ospreay, John Moxley, Mark Henry, Hiroshi Tanahashi ed Eric B. Ora, onestamente parlando, come è successa questa cosa? Beh, quando la gente prende per il culo la WWE perché fa gli show di merda in Arabia, perché quanto intascano lì? Lo sapete quanto intascano lì? Cioè, la QPW sta facendo la stessa cosa, sta prendendo un casino di nomi conosciuti perché hanno i soldi. E questi atleti stanno facendo la stessa cosa della WWE in Arabia Saudita. Prendono una busca di soldi gigante.
però voi li mettete in croce perché non sono della WWE, non sono i cattivi, non è la Fed Bad. Sì, ma sta roba qui posso dire che m'ha un po' stranito, cioè, porca vacca. Sì, cioè, ci avranno dietro uno sceicco, immagino, se c'hanno tutti sti soldi. Ma quello l'ho detto io, cioè è una cosa incredibile, impressionante. E lo show si terrà il 26 febbraio 2022, quindi ancora c'è tanti mesi, ragazzi, tanti mesi. La precisione, siamo a luglio, 7, stanno 7 mesi. Madonna. Porca vacca. Cioè, posso dire che secondo me questi qua davvero hanno più possibilità dell'All Elite. Cioè, possono dare una bella scossa, comunque. No, perché il Qatar non è l'Arabia, non sono soldi insanguinati. Fottuta Britt Baker. Ah, ok. Tutti morti per i cantieri degli stadi per i mondiali ovviamente non contano. Ma vaffanculo. Cazzo. Del PSG è Nasser Al-Khelaifi, sì, lo so, lo so. Però ragazzi, cioè, non so se lo sapevate, ma questa è la storia della Qatar Pro Wrestling, il PSG delle federazioni, praticamente. Molto particolare questa storiella, vero? Comunque, in realtà io stavo cercando un'altra roba e questa è una cosa importante. Non si va su IW, non si va su Athletic X, WWE, Extra, insomma, WWE, eccetera. Si va su SmackDown un attimo, perché io vi mando un pronostico. Sembrerebbe, e anche secondo me accadrà, che stasera torni qualcuno a SmackDown. Sì, ma perché mi devi dire ste cose? Io adesso mi devo aspettare un ritorno, che palle. Ma non ti dico il nome perché non voglio, questo non l'ho mai mai. Lo spoilerò, però sono abbastanza certo io, ma perché io ho visto un sacco di fonti, per quello magari sono tutte stronzate, ragazzi, l'amor di Dio, ci sarà un ritorno nelle prossime settimane, non stasera, non stanotte. Beh, alla fine c'è un ritorno che si pensa torni prima di SummerSlam, che in realtà è molto intuibile, si era già pronosticato per queste puntate di SmackDown. Sì, ragazzi, sì, effettivamente sì. Ma vuoi, diciamo, tanto ragazzi. Ragazzi, è Sasha Banks di sicuro. È Sasha Banks, quindi sembra molto, vaffanculo, sembra certo. Ritorno nelle prossime settimane di Sasha Banks. Sì, per affrontare a SummerSlam Bianca Belair in un rematch di WrestleMania che onestamente a me va benissimo. Anche a me mi va proprio benissimo. E quindi niente, quindi queste sono tutte le novità del giorno. Stiamo cercando altre. Fare le novità del giorno è carino. Magari non così, cioè oggi perché siamo in due, stiamo improvvisando, però due stanchi senza roba di cui parlare, quindi capite sì. Che Becky Lynch è tornata rossa, vi interessa? Chi se ne fu? Beh, Killings comunque di sicuro, cioè secondo me si tengono il ritorno per SummerSlam a sto punto, proprio durante l'evento lo fanno. Penso proprio di sì. Comunque in quest'estate quanti ritorni abbiamo avuto, scusate? In Balor, John Cena, Edge, per sfidare Roman Reigns, poi adesso dovremmo avere Sasha Banks e Becky Lynch, Goldberg, bravo, Keith Lee, porca troia. Cross non lo contare. Raga, sono tanti, eh. Sono tanti, sì, cazzo, madonna. Cioè, hanno aspettato il ritorno del pubblico e hanno fatto una cosa giustissima. Molto giusto. Molto allora, questa è carina. Questa secondo me è molto carina, può interessare a tanti. Sembrerebbe mio, ragazzi, è una certezza, praticamente. E a fine anno in Italia arriverà, attenzione, Peacock. Tan, tan, tan. No! Esatto. Quindi adesso non sappiamo se in Italia il WWE Network si sposterà lì o se rimarrà il WWE Network. Perché secondo me rimarrà tutto sul network per il semplice fatto che arriva in Italia Peacock, va bene. Ma negli altri paesi? Non è certo. Quindi cosa fai? Ce lo metti in Italia, fai un po' di nazioni, oltre agli States hanno Peacock, altri hanno il network, è un troiaio incredibile. Quando tutta Europa è un mercato alla quale attinge molto, insieme all'India,
l'Arabia e il coso, il Sud America, America Latina, la WWE. Il Qatar. Praticamente, quando tutto Peacock sarà disponibile in queste aree, allora potranno fare questa cosa. Al momento il network resiste, sono piuttosto convinto io. Però questa, non penso la sapevate, che Peacock arriverà a fine anno in Italia. Ma che resista per sempre il network Peacock. Ma magari, ragazzi, magari. Perché, cazzo, non mi piace più. Mi censuri il mio pisello, mi censureresti, anche se non ce la faresti perché è gigante. Allora, questa invece, si torna un attimo a parlare dei W, però questa è una cosa che, attenzione, è incredibile, perché è un rifiuto nei confronti della AEW. Hanno rifiutato la Good Fed. Attenzione, è stato secondo Fightful, che lo ha intervistato, parliamo del buon Kurt Angle, che ha rifiutato l'offerta dell'AEW. Ha detto precisamente, gli è stato offerto un contratto con l'AEW dopo il ritiro. Ha detto che era onorato per l'offerta, ma che non l'avrebbe considerato. Si sentiva esausto fisicamente per competere ai livelli che aveva in passato. Però hanno ufficializzato che ci hanno provato pure per Kurt Angle, ragazzi. Provato pure per Kurt. Beh, frate, un nome come Kurt Angle vuoi prendertelo alla fine. Vabbè, alla fine è tutto il suo discorso che si fa con Punk, Brian e con Bella. Però diciamo che ci sono stati pure in questi giorni qualche rumor di Brock Lesnar nei W, ma ragazzi, cioè, Punk e Brian ti prosciugano. Io non penso che pure Lesnar possa reggere le W. Poi, cioè, aspetta, ok, Brian. A meno che il papà di Tony è Saeed Khan. Nick Khan. No, Nick Khan in WWE. Sì. Saeed Khan, come si chiama, insomma. Boh, quell'arabo. O si è appassionato di brutto all'AEW, vende il Fulham, non lo so. Vende Jacksonville Jaguars. Va per cassare e per prendere Lesnar. Però, boh, sembra tutto... Cioè, raga, stanno in negativo, ma questo non sembra preoccuparli, quindi... No. Punk l'avranno pagato uno sproposito di soldi. Pensate Brock Lesnar. Infatti, qualcuno, guarda, aspetta, è stato ospite più volte a questo podcast, Tartufone, aveva detto su Telegram qualche giorno fa una cosa che secondo me era sacrosanta: se Punk e Brian non fanno fare il definitivo salto di qualità alla AEW, sono veramente nella merda. Ha ragione. Anche perché se non ce la fanno loro, poi chi ce la fa? Esatto. Buonasera, Nicola. Buonasera. Uè, Nicola. Sta cazzeggiando parecchio e si è perso una N-word. L'ha detta Giacomo, un boss. Sì, ovviamente l'ho detta io, ovviamente, quindi mi dispiace. Però a parte questo, che cazzo volevo dire? Che cazzo ne so io, francamente ne so. Però a parte questo, oh sì, hai schizzato. No, però questo è bello, ragazzi. Avete presente il 1989? Chi c'era nel 1989 in WCW? Nel 1989, no. Sapete quanti anni erano? Erano 32 anni fa. C'era Chris Jericho contro Juventud Guerrera. Indovinate che match fanno la prossima settimana a Dynamite. Juventud Guerrera, che io sinceramente non sapevo neanche chi fosse. Vabbè, alla fine stai palesando una cosa che sappiamo, diciamo, ovvero la tua scarsa cultura in ambito wrestling. Ma stai zitto. In WWE sono il più forte di tutti quanti. Vero. E come mai in chat è senza voce? C'ha da fa. Non può starci. Stava mangiando la pizza. Perché è il compleanno di sua nonna. Non è vero, è un fact, però ha già mangiato. Fun fact, oggi è il compleanno di sua nonna. Sì, ricordiamolo, molto, un gran giorno, onestamente. Non lo sto dicendo senza punte di ironia. Non lo sto dicendo senza, cioè, magari si percepisce un po' di ironia, ma non c'è assolutamente. No, precisiamolo. Un gran giorno. No, sia mai, effettivamente. No, vabbè, sì. Però scherzoso, ma non vai. Comunque, a parte questo, cercando altre news interessanti, ragazzi, ma la verità è che sono finite. E la verità è che io ho sonno, quindi
Tranquillo. A breve, ragazzi, stacchiamo. A breve, ragazzi, stacchiamo. Facciamo altri 10 minuti. Se Matteo poi non rientra, parla 2 minuti, risale per staccare. Però a parte quello, dai, su, alla fine la nostra oretta l'abbiamo già fatta. Sì, sì, io stavo guardando altra roba. Se ci stava, di bellino. Cosa è successo di divertente? Sì, sì, sto cercando in realtà, però non vedo niente di interessante. Parliamo Facciamo così. Parliamo di un aspetto. Uno solo. Uno e basta. L'ultima puntata di Raw e di NXT. E poi basta. Quello più grosso, quello più significativo. Vado a prenderli tutti. Il mio più... Quello più... Non ha fatto ridere. Però, allora, a Raw abbiamo avuto questo. E... No, devo andare a rivedere. Palle, i report di SOW. Allora, abbiamo avuto questo. Sheamus, Damian Priest, Styles e Omos contro i Viking Raiders per i titoli di Hope. Drew McIntyre contro Veer. Natalia Mina contro Eva Marie e Doudrop. Lì contro Karrion Kross. Forse parleremo di questo. Mace Tibar contro Mustafa Ali e Mansoor. Bobby Lashley contro Cedric Alexander e Shelton Benjamin in un handicap match. Riddle contro John Morrison, Reginald contro R-Truth e Nikki A.S.H. contro Charlotte Flair. Io direi di parlare, se sei d'accordo, di Keith Lee Carrion. Mi dispiace per Keith Lee, a parte che sta facendo un botto lo schifoso sui social, perché non mi piace che mi tieni sulle spine per dirmi adesso vi dico che cosa ho fatto, adesso ve lo dico, e poi non c'è un cazzo. Cazzo, è vero. Stai facendo un liquore? Un liquore all'albicocca per caso, Matteo? Se ci ho preso, voglio un premio. Lunedì penso di non riuscire a seguirvi. Guarda, Enrico, lo sappiamo. Male, male. Lunedì sera, se martedì mattina, cioè, noi siamo sempre quelli di andare lunedì sera. Però, cioè, alla fine, pure qui, bisogna andare alle 21:15 di giovedì. Poi 21:15 di venerdì, 21:30 di venerdì, capito? Quindi. C'è un collegamento nella grafica che è Instagram, ragazzi, seguitelo, è fondamentale. Ve lo chiedo per favore, perché veramente ci sono tutti gli aggiornamenti, tutti. Ovviamente questo precluso al fatto ci seguite già su Twitch, che con la campanella e la notifica sapete sempre, proprio sempre, sempre, quando andiamo live, però... Comunque, vabbè, bellissimo l'entusiasmo ingiustificato di Mansoor, sì, è molto... Cazzo, Nicola, grande proposta di passare ad Anguillara per assaggiare idromele, clamoroso. A momento. Madonna, Jay White ad Impact ad esempio. Il problema è che Andrea di Impact non parla. Il problema. Scusate raga, io non parlo della serie B, serie C, ma a me interessa solo la serie A. Esatto. No, e posso dirti due cose io, ma Jay White Impact mi ha stupito, non me l'aspettavo manco io. Ha lottato nell'ultima puntata di ieri notte, un tag team match contro i Good Brothers, insieme a Chris Bay, ha perso. Quindi non so sinceramente cosa vogliano fare con White, se vogliono mandare contro Omega per il titolo, oppure no, vediamo. Beh, Omega, come sta andando il regno di Impact, di campione Impact di Kenny Omega? Ha difeso Slammiversary contro Sami Callihan in un bel disqualification match, l'ho visto, mi è piaciuto tanto. E nel post-match ha vinto in modo sporco, cioè sporco, non c'erano squalifiche, ma Callihan gli ha pisciato in testa per prestazione. E sono arrivati Good Brothers, Don Callis, tutti. Ogni match di Omega. Sì, e poi è arrivato Jay White. Ah. Boom. Si è sentito Bullet Club e tutti sono partiti. Era il pubblico a Slammiversary, quindi la gente è volata. Interessante farlo giocare Good Brothers, vero Nicola? Cazzo, interessantissimo. Bello, molto peculiare. No, volevo dire di Keith Lee Karrion Kross. E in realtà mi sembra di averlo detto già martedì, quindi... In realtà, bell'è fatto. E non potevano scegliere
avversario peggiore per Cross? Perché questa è una cosa venuta fuori oggi o ieri. Il piano originale, ragazzi, era quello di far perdere a Cross tutti i match fino all'arrivo di Scarlett. Capito? Cioè, il piano originale era quello di far andare in serie negativa Karrion Kross contro Jeff Hardy e compagnia bella, quindi i jobber di Raw, non la mid card, la low card, la cazzo di low card. E poi arriva Scarlett e con lei vince. No, ragazzi, non ha... Cioè, e contro gli potevano mettere uno dei Lucha House Party, un jobber locale. Però che merda. Shank è morto. Vero che ha combattuto. Qualcuno di main event. No. Drew Gulak. Bravo, Drew Gulak. Cioè, questa c'è Angel Garza. Madonna, che brutto dirlo, ma Angel Garza. Ragazzi, Umberto Carrillo. Ma che... Cioè, Keith Lee, l'unica cosa che mi viene in mente a dire, l'unico spiraglio di speranza rimasto per lì al momento è il turnil. O il draft. Cioè, sono le uniche due cose che possono risollevare lì in questo momento. Perché se perdi, se perdi contro uno settimana prima ha perso, sì, in modo sporco, ma non importa. Contro un jobber, perché Jeff Hardy è un jobber. Ragazzi, è una figura orrenda. Ma prima era andato contro, cioè la settimana prima quando è tornato è andato contro Bobby Lashley e ha perso come uno stronzo. Cioè non è stato equo. Cioè uno dice ok, ha perso contro il campione WWE, ma ha perso come uno stronzo, appunto. È quello il problema, ragazzi. Ma la... Cioè, se fosse stato un bel match combattuto, fosse stato un bel match combattuto dove alla fine vinceva Lashley, niente da ridire, cioè ok. Rodeva comunque il culo che perdeva il ritorno, però dicevi vabbè, o sei battuto contro il campione alla pari. Invece no, avevo perso come uno stronzo. E perde di nuovo come uno stronzo, quindi... Contro uno che ha preso il cazzo da un altro stronzo, un jobber. Quindi Keith Lee, ragazzi, al momento è messo veramente male. E vi dirò, adesso voglio andare a cercare l'ultima news di Keith Lee perché mi sembra riguardi proprio la sua situazione. Ci stavano degli aggiornamenti. Vediamo se la trovo, almeno ve lo dico. Perché non sono buone news. Mentre tu cerchi, aggiungo che gestione a parte, Keith Lee non mi convince proprio ormai. Cioè, l'avevi detto. Sì. Sì, vabbè, l'avevo detto sul gruppo. Cioè, si è proprio spento, si è appesantito un botto, Keith Lee poi proprio si è molto gonfiato, è molto più pesante. E non lo so, non mi dice più niente. E mi dispiace dirlo perché era uno dei miei preferiti. Pure a me. Più che altro NXT ti casava con un maiale. Nel main roster già capivi che è stato un ridimensionamento nel parco mosse. Ed è parco mosse, ragazzi, insieme al carisma. Non fa più la Big Bang Attack. Non la fa più, fa solo la Spirit Bomb. La Big Bang Catastrophe, ragazzi. Che bella mossa. Big Bang Catastrophe. E poi cazzo, ma poi NXT comunque lo vedevi, no? Che vabbè, era sempre bello pianotto, però era molto compatto, aveva un botto di muscoli. Qui ci avrà avuto i suoi casini, Keith Lee, però... L'ho trovata la news di due giorni fa. Vai, spara. La news è Keith Lee non è contento del trattamento ricevuto a Raw, punto interrogativo. E ora volevo andare a vedere la fonte, perché la fonte io non la so di questa news. E ora mi oh no, ragazzi, il Wrestling Observer. Cazzo. Però è Brian Alvarez, quindi meno male. Forse è una grande stronzata, però ve la leggo lo stesso. Cosa dirà Keith Lee? Allora, come rivelato da Brian Alvarez durante il Wrestling Observer, in realtà aveva Keith Lee condiviso qualcosa di diverso e di maggiormente pesante su Twitter, cancellando però immediatamente il tweet e sostituendolo poi con quello che è stato poi riportato, che è quello che diceva che a breve racconterà tutto. In realtà ve l'avevo già detto. Praticamente, secondo Alvarez, questo tweet fantomatico recitava tali parole: tutto ciò che so è che ieri Keith Lee ha twittato qualcosa e poi cancellato, che diceva qualcosa del tipo: sono stato via per 7 mesi e sono stato poi virtualmente squasciato nelle prime 2 settimane di ritorno, o qualcosa del genere. Questo è stato cancellato. Poi ha twittato qualcos'altro che diceva: vi racconterò io stesso la storia, datemi una settimana o due.
Quindi sembrerebbe, con questo tweet fantomatico, che Lee, e ha tutte le ragioni del mondo, sia molto deluso della sua gestione a Raw. E però sì, non bisogna collegare al discorso di che ha fatto Andrea adesso. È deludente vederlo in questa situazione, però anche lui non è in forma, non è in grande forma. Magari pure lui ci sta mettendo del suo, magari. Sto dicendo. Però ci sta a rendere veramente onnipotente Lashley e ricostruire lì. Il problema grosso è stato il job across, infatti. Uno della sua stazza ci sta che ci metta un po' a rimettersi in forma. Vero, vero, possibile. Però quello alla fine, quello che ho detto, sono tutte ipotesi. Spero non abbiano un fondamento di verità. Spero che siano tutte stronzate. Che lì venga rifusciato. Tenga il suo titolo che gli spetta degli Stati Uniti. Perché da già da Elimination Chamber, ragazzi, doveva essere campione. Quindi, Turnil, cambio di roster, titolo degli Stati Uniti, passa titolo intercontinentale, va bene lo stesso. Però devi rilanciarlo. Che poi, io speravo, io non so te, ma speravo che al suo ritorno, cioè io sta cosa qui ci speravo ogni volta che magari c'era qualcosa di parzialmente importante per Keith Lee, speravo che gli cambiassero il gear. Che secondo me sarà che una a petto nudo. Sì, sarà una stronzata, ma secondo me ha danneggiato molto il suo personaggio lottare così, perché è molto più generico. Vero. E paradossalmente evidenzia più la panza sta roba qui rispetto che farlo lottare. Incredibile, ma vero, sono tutte cose serie. Si parlava di problemi seri di salute, semiserie di salute, vedremo nelle prossime settimane. Nicola, te l'ho detto, lui ha detto su Twitter 3 giorni fa che tra 1-2 settimane ci racconterà tutta la storia. Non so che cosa vuole dire, io l'ho detto nella scorsa puntata, ho un po' di stritta, però vediamo. Intanto una novità, io direi di chiudere, quindi Matteo, se ci sei puoi salire, poi andare a chiudere, a meno che non voglia dire qualcosa lui, perché sennò rimaniamo qua un altro pochino. Però ho una novità dell'ultima ora di SmackDown. SmackDown. Presente. Stanotte, c'è il contract signing tra Finn Balor e Roman Reigns. Quindi vogliono fare delle robe serie. Per SummerSlam. Vedremo se arriverà Cena e tutto. Quindi, insomma, la puntata di SmackDown, che probabilmente io seguirò in diretta. Pure io. Vedremo. Però più che altro perché domani dovevo andare a farmi i capelli. Poi ho scoperto ce l'ho a mezzogiorno e mezzo. Ho detto vaffanculo. Però allora ti guardi la puntata in diretta con il tuo amico. Mi sa che me la guardo, sì. Mi sa che me la guardo. Però vediamo. Perché magari crollo. Alla fine non è che sia nella miglior forma della mia vita. Ieri sono diventato modem, lo ripeto per la terza volta. E ho il 5G nelle vene, magari non benissimo. Se avessi avuto qualcosa di scomodo da dire, sarebbe già stato licenziato. Concordo. Possibile. Io vado a dormire tra meno di mezz'ora. Tra meno di mezz'ora stacchiamo, Nicola, non ti preoccupare. Io tra meno di mezz'ora sto già a dormire, quindi. Ma che sarà un triple threat. No, speriamo di no. Il match da fare è Cena contro Reigns, non Cena contro Reigns contro Balor. Ragazzi, fanno il ritorno di Cena a SmackDown la prossima settimana. Cena Balor, chi vince va contro Reigns e vince. Però il match deve essere super combattuto, non deve essere come Cross lì, deve essere super combattuto e Balor poi deve andare, o si prende una faida con un nome grosso o va per il titolo intercontinentale, che secondo me non è da escludere. Sì, però ma secondo me Balor potrebbe anche perdere. Io intercontinentale ci vorrei Cesaro, non lo so, ci vorrei Cesaro. E molti vogliono la fagiolata con il ladder match, e se la facessero ok, tanta roba, perché sarebbe stupendo, però un uno contro uno tra Apollo e Cesaro mi ispira un sacco. Tanta roba. Vero, verissimo. Ma così si rovina il ritorno in pompa magna di Balor, ma in realtà non l'hanno rinnovato, cioè non l'hanno rinnovato, rovinato, cioè è tornato, ha fatto esplodere il palazzetto, ha fatto il culo, perché ha fatto il culo a Sami Zayn, che non è che faccia schifo, 2 volte campione intercontinentale. E poi, nella stessa sera, faccia a faccia con il segmento conclusivo della puntata, quindi il main event non lottato praticamente, con Roman Reigns. E lì, senza risatine, senza... Serio,
Vai lì a dirgli, bene, non sei interessato su John Cena, sarà interessato su me. Mia sfida, quindi, ragazzi, rosso. Il punto è che questo qui è stato un bel twist alla storia, no? E adesso o fanno Reigns contro Balor, oppure... Sì, oppure Balor contro Cena, appunto, come hai detto te, per il number one contendership. In entrambi i casi... In entrambi i casi spero che Balor non perda pulito. Perché, ok, perdere pulito contro Roman o Cena non ti danneggia, perché anche perché Balor lo stanno gestendo da Dio per ora. Però, comunque, ti fa un pochettino arretrare, preferire una sconfitta sporca. Ok, ok, deve rimanere nel main event Balor, siete di questa idea, ragazzi? Ma sì. In realtà... Che altro per rimanere nel main event? Sì, andare subito per il titolo a SummerSlam. No, cioè, nel senso, concordo. Fai prima Cena contro Roman, mantieni Balor nel giro e poi ce lo manda solo. Ragazzi, quello volevo dire io. Cioè, forse alla fine ho capito. Avete preso un pezzetto di quello che ho detto io e gli avete messo un upvote. Avete preso l'altro e gli avete messo da un vote molto particolare. Questa cosa l'ho detto in modo Reddit. Ma io adesso. No, allora deve rimanere nella zona dei main event, quindi con i big name, ma quelli grossi, quindi Roman, Cena, Edge, Seth Rollins, questi. Però fai le 5 fatiche di Balor. Porca troia. Quindi però lo fai in versione sotto steroidi, cioè anziché farlo con Nick Gage, che cazzo ne so, Juventud, e John Spears, lo fai tipo con Cena, con Edge e tutti questi qui, e poi con Roman alla fine, scusa. Che poi questo sarebbe figo. Molto. Sarebbe comunque, la versione fatta bene di quello di Jericho. Infatti. Comunque, potrei spararla grossa, ma secondo me Balor dovrebbe anche dovrebbe togliere il titolo a Reigns. Dovrebbe essere lui a togliergli il titolo. Non lo so. Non adesso. In realtà, se ci pensi, non è assolutamente una cosa impossibile. Voi, penso ve lo ricordiate, il debutto di Balor a Raw. Cioè, lui ha vinto un Fatal 4-Way nella stessa sera. Esatto, e poi ha battuto Reigns, pulito, e ha vinto pulito, il titolo. Pulito, pulitissimo, e poi ha vinto il titolo universale a SummerSlam contro Rollins, 2016. Quindi c'è molta storia da raccontare. Secondo me Balor dovrebbe essere quello che gli toglie il titolo. Cioè, ragazzi, alla fine, okay, il ritorno, visto me lo state a dire tutti in chat, Nicola, Enrico, è stato in pompa magna, se è stato così in pompa magna, allora effettivamente lo può vincere il titolo universale Balor. Lo sai a me che è che fa starci un attimo il naso? È che Balor a NXT l'avevi costruito da Dio, l'avevi ricostruito? Sì, ma da Dio, da Dio. Hanno spezzato un po' troppo con quello che era NXT. Cioè lo hanno fatto tornare quasi come il Balor del main roster. Ah, cioè, dici dall'entrata forse? Dall'entrata. E come ha chiuso il match contro Zayn? Col coup de grâce senza la 1916. Esatto. La 1916, attenzione, potrebbe essere un popular opinion, signori. State fuori le lame, 1916 maggiore coup de gras. Uccidete? Sì. Nah, sì. Per me no, la coup de gras è proprio figa. Poi la 1916 ha proprio il feeling di finisher, è un impaler di DT invertita, a me piace molto più quella del coup de gras, sinceramente. E il coup de gras è bello, non è che porco, è bello, bellissimo. Cioè sì, è bello, ma nel senso come chiusura è più d'effetto. La 1916 è una DDT, no, è così generalizzi, Nicola, mortacci, è una, come ha detto Matteo, una sorta di reverse in palla DDT. È che come la segue Balor, ragazzi, cioè, è una roba incredibile, secondo me. Segue da Dio, sembra una Brainbuster. Impaler DDT è una Brainbuster. Praticamente una Brainbuster, sì, però non a caricamento in suplex, ma in DDT. Sì. Alla fine, cioè, è proprio una roba particolarissima. Il fatto che gliel'hanno levata, e se gliel'hanno levata, magari la rispolverano da qualche parte, mi fa girare un po' il cazzo. Poi non lo so. Io per l'entrata più che altro non ho tanti problemi, cioè è figo alzare le mani, mi piace. Sì, è vero, alla fine l'entrata non è tanti problemi, perché comunque fa sempre le pistole. Sì. Fa ancora. Però è vero, fa sempre le pistole. A NXT faceva il tutu. E faceva così con l'apertura delle braccia, la faceva una volta, poi segno delle pistole e poi basta, i fronzoli sono finiti. Sì. Si va sul... Per me è vero, ma la 1916 la chiamerò sempre Bloody Sunday. Sì, è il nome che usava in New Japan. In New Japan, come Prince David. Sì. Bello il nome Bloody Sunday, mi piace tanto. Non lo sapevo il nome. Comunque sono positivo, dai, come... io sono positivo per Balor.
come cosa, come cazzo si chiama, Nakamura con la Bomaye. Ok. Quindi, che poi non so se sapete Bomaye da che viene. No, io no. No. Che praticamente era il coro che avevano fatto in Zaire, mi sembra, al Rumble in the Jungle a Muhammad Ali. Perché praticamente Foreman era sceso dall'aereo con lo stesso cane del re del Belgio, che praticamente aveva schiavizzato lo Zaire prima che prendesse l'indipendenza. E quindi appena è sceso Muhammad Ali hanno cominciato a fare il coro Ali Bumaye, che significa Ali ammazzalo. E Nakamura ha preso il nome della Bumaye, e ha dato il nome alla ginocchiata Bumaye, che poi è diventato Kinshasa, che era il luogo dove hanno fatto il match di pugilato tra Ali e Foreman in questione. Anzi, amico, bello, the more bello. You know, vero, vero, the more you know, niente da dire. E che stava di Sunday Bloody Sunday, Nicola, dai, non parlavo di Finn Balor. Beh, è irlandese, sì, sì. Scherzo, se no, Sunday Bloody no. Sunday, che per la cronaca è stata la mia primissima canzone che ho avuto come suoneria sul telefono. Senti che roba, ma quale, quella degli U2? Sì, tipo ho 10-11 anni. Sì, ma ragazzi, Sunday Bloody Sunday è proprio bellissima la canzone. MP3, 10 anni, dicevo anche io, però nell'MP3 a 10 anni andavo nelle gite scolastiche. 2005-2006 col videofonino 3 stavo. Mamma mia. Invece che c'aveva il videofonino 3, che era quello che c'aveva, non c'aveva la telecamera interna e esterna, c'aveva una telecamerina che c'aveva il cosetto, la rotellina per girarla da dentro a fuori. Mi chiamo Virgola, sono un gattino. Allora, che volevi dire? Boomer Matteo, mamma mia, Nicola, manca, fa così. Chiudi il caffè, detto da che te, perde la Roma. È vero, detto da te, cazzo. E niente, no, io ragazzi, chiamo MF3, canzoni che non mettevo io perché erano dei mia. C'erano Negramaro e... Allora, ho detto la parola con lei. No, ragazzi, mamma mia, cioè... È una band italiana... Allora, ragazzi, ora... A parte che stavi scherzando, va bene, però mi fa ridere sta cosa, che c'è gente che se io dico Negramaro, dico Negrita, ragazzi, sono band italiane! Negrita è un'altra roba, soprattutto. Comunque, io ascoltavo molto loro, ascoltavo... Due, cioè non c'era solamente Sunday Bloody Sunday, c'era altro, Miracle, due, sentivo anche. E altre, molto bellino. Comunque, no, a parte io questo... il telefono me l'aveva regalato mio zio, c'avevo due suonerie già messe, molto probabilmente registrate col registratore vocale, perché erano, cioè, una qualità audio abbastanza scandalosa, che erano Sunday Bloody Sunday e Please Don't Let Me Be Misunderstood, quella che sta pure su Kill Bill. Bellissima, è la theme song di Rafael dei Latin Lovers in SIW. Oddio, è la theme song di una federazione italiana, cioè di un team di una federazione di italiana Santa che Smeralda. Seguo. Sì, Santa Smeralda. Quella, hold on, please don't let me be misunderstood. Quella colonna sonora del primo Kill Bill mi fa impazzire. Ragazzi, non so se l'avete mai sentito, dura 10 minuti su Spotify, però merita, è veramente stupenda. Chiudi il caffè che perde la Roma, ma io sono da Lazio. Cioè, che cos'era questo? Cioè, cosa stava a cantare? Mi stavo in una Santa Smeralda. Cosa sta succedendo? Then I think to myself, what a wonderful world. Dopo questa parentesi musicale, abbiamo fatto la Marcord con l'MP3, il telefonino. Io è questo che possiamo anche the colors of the rainbow. Sì, no, non potevamo chiudere in modo migliore, ragazzi. Noi ci vediamo al momento, sempre, non possiamo dirvi mai con certezza, al momento lunedì alle 21:15. Ma sì, noi vediamo giorno per giorno, ragazzi. Sì, e in caso contrario, molto probabilmente martedì. Vediamo se mattina o ancora più probabile sera. Comunque, ragazzi, seguite pagina Instagram per essere sempre aggiornati. E tutte le puntate, questa inclusa, che sarà tagliata per un periodo. Ragazzi, fermi un attimo. Giuliana, abbiamo finito le papere. Altre papere. No, basta. Ho visto prima paperissimo. Il leggendario comunque... grande Gabibbo. Tanto è bello. L'avete visto voi il Gabibbo tirate al cazzo, vero? Vabbè, dai, ormai è...
un meme della community del wrestling web italiano. Sì, Giuliana, vieni a vedere un po' questo pisello. Scusate, Vieni a ragazzi. vedere No, quello è questo sì, pisello. mi tirate il cazzo, fai È co-creating. Giuliana, Ragazzi, è duro. podcast wrestling, discussioni sportive, parliamo di co-creating. Signori, abbiamo finito. Ci vediamo tra lunedì e martedì. Il live su Davvero Twitch, un bel le cazzo. puntate sono su YouTube. Aggiorneremo sia sul gruppo di Max che su Instagram per data Aggiorneremo e ora su effettiva. Instagram i propri memes e su Telegram il gruppo di Max quando andremo di preciso. Quanto è bello fargli Buonanotte. abusivi sul gruppo di Max. Bellissimo, è stupendo, Davvero. è la nostra vita, cioè, Oh, noi vabbè, viviamo raga, per penso farlo che. abusivo. Raga, tutti noi abbiamo almeno un anno di abbonamento sul suo canale, quindi penso sia il Ragazzi, minimo io quanto che. c'ho, fa pensare, ma un anno e 5 mesi, quindi Oh, io ma posso voi tutto. mettergli abbiamo versato la bellezza di 24 euro. Madonna, ma Porco stai due. scherzando? A testa. No, io di più. Ma te li ho dato, quindi 20 euro. Che dicevi? Max, 30 euro. quindi. Ed Io. ecco perché Max non si è mai permesso a dirci Mi sa che è niente. proprio per questo che non ci sta di cazzo. Gli paghiamo letteralmente l'affitto. Sì, no, possiamo spammarci, possiamo stare qui. Va bene, 2 euro al mese, si droga, ci sta. Ragazzi, ci vediamo alla prossima. Buonanotte. Ciao. Buonanotte.